Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge The Gusta Box. Oggi con una nuova tazza di Starbucks, perché mia sorella è stata a Milano e mi ha portato la tazza di Starbucks. Ma lei con la foto che vi ho messo su Instagram. Però prima di iniziare a provare i prodotti sarà una challenge abbastanza facima fam, però io vi devo fare sempre le recensioni, quindi non ce ne frega. E un'altra cosa che vi volevo dire molto importante è che io non collaboro con The Gusta Box, lo sapete, però c'è sempre qualcuno di nuovo che dice: oh, sto cercando un codice sconto, un link da risparmiare. A volte capita pure a me, poi ce l'ho sempre davanti agli occhi, non mi faccio mai di screen. Comunque, vi volevo dire che io non collaboro con The Gusta Box, ma nell'info box troverete un link. Se ci cliccate non avete mai acquistato su The Gusta Box, quindi nessuna box, potete ricevere la vostra prima box e la pagate quasi 9,90€, 9,99€, invece di quasi 15-16€. Quindi risparmiate un bel po', il prezzo è già compreso di spese di spedizione. Dal momento in cui vi acquistate, anche a voi vi rilasciano un link da dare ad amici e parenti, così loro risparmiano e voi accumulate i punti. Ok, voglio provare i Grisby, suppongo, io li chiamo Grisby, però non con la C, ma con la G, quindi colazione con Grisby, l'originale ma è più piccolo, gusto cioccolato, quindi secondo me suppongo che siano grandi. Una cosa che mi piace tanto, tanto, tanto è la confezione, perché è richiudibile. Sono ancora più piccoli di quelli, ma non l'avevo immaginato. Ok, c'è scritto l'originale ma più piccoli, io ho detto mai più piccoli. Ragazzi, sono stanca, sono le 8, ma sto sveglia da una vita, ho già fatto una giornata, vabbè, allora, perciò mi dovete seguire perché io sono un trash vivente. Sempre la paga fino in coppa trash vivente, sì, trash vivente, trash italiano. Morite da qui fino a domani. Ma dicevi, ma no, questa parte la velocizzerò tutto. Non ho più piccoli, ma sono molto più doppi. Il cioccolato al suo interno è molto più secco, invece quelli azzurri erano più sottili, c'era lo so, diciamo, di crema. Invece questi no, sono proprio molto più secchi. Ovviamente non mi piacciono. Mi piacciono di più gli originali perché sono più sottili. Li avrei preferiti forse al limone. Io veramente non so come affronterò questa challenge, non lo so, mangiando sicuro. Riesco di gran lunga gli originali, mi piace un'unica cosa che mi piace, la confezione, ma per quanto riguarda il sapore, no, preferisco quelli altri là. Io finisco il mio latte e caffè. Inizio finalmente una giornata super ricca, super lunga di impegni. Quindi nulla, noi ci vediamo direttamente, sì, con il pranzo, anche se non so come ci arriverò al pranzo, però ci vediamo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Vedete già un bonus extra, che sto facendo sponsor. Ho preso il bonus prosciutto cotto, sto morendo di fame, ovviamente. Questo ci offre la casa e questo oggi andremo a provare. Marchio Morato. Morato è un ottimo marchio, non lo finirò mai di dire per quanto riguarda il pan bauletto. Fa un pan bauletto spettacolare. Sono dei croccanti scricchi, croccanti e ricchi di gusto. Lo speciale con mais viola e avena. Quindi iniziamo prima da questo. Ho preso un po' di prosciutto cotto perché un po' di proteine ci vuole. Tu sei venuta ad assaggiare queste.
un po' di prosciutto. Che pane, no, fallo vedere, ti prego. Eppure tu non ami il prosciutto cotto, però questo è buono. Era buono. Ma chi è che può fare una challenge così? Questo marchio è una garanzia comunque. Io ho detto la stessa identica cosa. Guarda, sono buonissimi, se le trovate non costano neanche tanto, 1,60 euro. Mi può del naso, qualcuno mi nomina. Spero che sia un bel bonazzo. Allora, Doria, semplicissimi. Verdure e semi, 100% farina integrale con spinaci e semi tostati di tè. Tu vedi? Oh. Vi faccio vedere anche a voi. Spuntino proteico? Cheat. Chi lo dice? Scrivetelo qui sotto. Ma no, me lo tengono tutte io così. Benedico. Allora, vi faccio vedere questo fantastico spinacino. Integrale si sente tantissimo, sente proprio quell'aroma un po' secchi, bah. Però sono buoni. Sono sincera, questi erano molto più buoni. Sembra nera questa maglia dal video. Invece è marrone. Ok, anche il pranzo è andato. Io lo so che mi amate anche per questo, proprio una challenge molto casareccia, molto semplice, molto senza sbatti. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con una merenda un po' triste, veramente da fam, però poi con una cena molto luxury, quindi ci vediamo oggi pomeriggio. Eccoci qua con la merenda un po' triste. Olive della Sacla e patatine Probios chips. Sacla. Sacla. Olive della Sacla con Probios biologico. Sono delle patatine chips di ceci senza glutine con olio di semi di girasole. Proviamo. Che spettacolo! Ah, Fabio! Top! Queste sapete già la mia recensione, sono buonissime queste olive, le ho provate tante volte, quindi non mi soffermo, ma voglio fare solo merenda.
merenda andata, queste patatine sono la fine del mondo, le olive la stessa cosa, e quindi noi ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Eccoci qua con la cena, con pinsami cuore italiano di Spensa Gourmet, una base per pinsa. Ovviamente io l'ho fatta con bonus, io non so se è cotta o non è cotta, perché comunque io l'ho fatta stare oltre 5 minuti, come c'è scritto qui, è cotta, secondo te deve stare in più? Per tipo 250 gradi l'ho messa a 5 minuti, ma non è che sia dorata, ovviamente dipende dal forno, ma è stata più di 5 minuti. Vabbè, comunque, burrata con mortadella e a pistacchio. Secondo me deve essere di più. Un po' gommosetta. Non so se avevamo sbagliato noi. Secondo me deve stare 10 minuti in forno a 250 gradi. Io la trovo un po' gommosa. Però non so se avevamo sbagliato noi. Cuocendola in forno con gli ingredienti, se mi cambia, tipo qua si passa tipo la margherita. Ma adesso l'unico pasto sistemato della giornata. Fatemi sapere se voi tipo non l'avete fatta margherita, perché ho acquistato la degusta box, se si è dorata oppure no. Solitamente queste basi qua, giustamente, non è che si fa una doratura, restano così come sono solitamente. Ok, io vado, noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione, non ci fate caso sul mio abbinamento, perché di qua fa freddo, ci sono anche la stufetta, però così ho, poi prestissimo. Abbiamo questo burro d'arachidi della Calvi Crunchy, mentre con le fette biscottate. No, iniziamo bene questo venerdì. Senti Giulia, perché fai pressione di una fetta biscottata? Non ti rompere, ti prego. Molto molto dolce. È buona però. Mentre questo era un po' di marmellata, ma non ce l'avevo. Alla fine valori per 15 grammi, 8 grammi di grassi, 2,1 grammo di carboidrato, di cui zuccheri 1,4 e fibre 1,1 e proteine 3,2 grammi. È stata un po' così questa challenge, vero? Io spero che questa challenge vi sia piaciuta, io ho cura di editare questa clip, quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!